Quando Roberto è venuto da te con un'idea in tasca e ti ha chiesto aiuto per la sceneggiatura, per il soggetto, che cosa hai visto in questa storia, in questa idea? Beh, ho pensato che poteva essere un'opportunità per raccontare un film on the road, cioè una trasferta e i quattro amici che partivano per andare a vedere una partita. Quindi poi abbiamo individuato qual era la partita, che era Real Madrid e Roma, e quindi mi è sembrata una buona idea. Poi tra i quattro, appunto, che è la storia di quattro amici che vanno a vedere gli ottavi di finale Real a Roma, e poi uno dei quattro si deve sposare, quindi comunque ci abbiamo anche messo il rituale dell'addio al celibato. Tu sai, la commedia vive di rituali, no? Funerali, matrimoni, i Natali, i Capodanni. E quindi ho pensato che avevamo gli elementi giusti per raccontare una storia di quattro amici, un film on the road. E poi, siccome il calcio, io sono, cioè, non sono proprio un tifoso accanito, no? Allora ho fatto questa riflessione, cioè spesso il tifoso è uno spettatore, cioè la star, il protagonista, come è giusto che sia, è il calciatore, no? È la star. Però ho pensato, se almeno per uno di questi personaggi questa trasferta diventasse il momento e l'occasione per diventare protagonista della propria vita, allora ho detto, ma forse no, diventa la famosa trasferta che, la famosa trasferta che cambiò il destino di uno, due o di tutti e quattro i personaggi. Quindi allora assumeva un valore più romantico, più quindi alla fine poi il calcio è un pretesto. Che cosa provi per Giordano, il personaggio che interpreti in questo film? Guarda, per Giordano provo tanto rispetto, perché anch'io nel mio piccolo, al di là insomma della scaramanzia e quello sì, ma è proprio un momento storico del film, insomma, che raccontiamo, di questo ragazzo che cerca in tutti i modi, soffrendo tantissimo, di ribellarsi e di avere il coraggio di vivere e di prendere veramente in mano la sua vita, di cominciare a farlo, perché è sempre stato, come dire, iperprotetto e si è anche chiuso in questa sua iperprotezione, trasformandosi in una paura estrema di vivere. C'è proprio una battuta in cui a un certo punto io lo dico, c'è un momento importante di confronto con un suo amico che è Carlo, interpretato da Ricky Memphis, dove Carlo, per altri motivi suoi, decide di non soprassedere più su questa continua tentativo di fuga che ha Giordano verso la presa di responsabilità. In questo confronto estremo Giordano si confessa e dice: io ho paura di tutto, ho paura della mia guarda, mia da mia, perché l'ho fatto, insomma, è stata una bella scena emotiva, e quindi ho molto rispetto, perché è proprio il momento storico di questo ragazzo in cui si trova: non basta più essere un bambino, devi diventare un uomo, e per diventare un uomo devi cominciare a prendere le responsabilità di chi sei. E questo, per questo io ho tanto rispetto, perché penso che una nota mi accomuna molto, mi ha accomunato e accomuna credo un po' a tutti gli esseri umani, maschi e femmine che siano. Io ho pensato anche alla, un po' alla commedia all'italiana, anche per il tuo personaggio, che mi ha ricordato tanti personaggi interpretati da nostri grandi che non ci sono più. Ecco, forse lui è il lato più doloroso, è il personaggio, non ti sembra quello un po' più doloroso dei qua? Assolutamente sì, è quello più sofferente. E sofferente perché nasconde una frustrazione, un rapporto con la moglie che insomma praticamente è finito, però di cui lui è dipendente a livello economico, la perdita, adesso non voglio svelare tutto, però di un bambino che ci poteva essere e non è, e quindi tutta questa roba lui se la porta dentro e usa anche l'idea, anche lui che sbevacchiasse, per me era un modo per visto che è un personaggio che fa delle cose folli, mi dava la possibilità di dargli anche una giustificazione del fatto che lui nasconda questo lato doloroso. Mi fa piacere che tu l'abbia colto. Noi donne siamo sempre un po' invidiose dell'amicizia maschile. Questo è vero, ma io perché credo, poi insomma, essendo anche un marito, no? Quindi vedo mia moglie come si relaziona, io non lo so, mi affascina molto questa cosa, perché io credo, lasciamo mia moglie per carità, però dico in generale, anche amiche mie come si relazionano, credo che purtroppo la connotazione di competizione femminile è leggermente più alta del maschile, cioè la competizione è ovvia, no? Tra gli stessi sessi,
già di conquista, è chiaro che c'è una competizione. Noi magari maschietti da piccoli, appunto, no, viviamo la situazione scolastica di gruppo, col leader, con quello che non è leader, con l'escluso, quelle cose. Le donne c'hanno la stessa cosa, però le donne in maniera goliardica se lo portano anche tra amiche effettive, tra migliori amiche, e anche gli uomini, per carità. Però gli uomini magari la differenza è che uno dei due fa sempre un po' un passo indietro per evitare i problemi, lo accetta. Poi magari non ti parli più per 6 mesi, poi ti ritorni amico.